Dovrà rispondere delle accuse di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni l'imprenditore Francesco Zagaria, arrestato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli. Per la direzione distrettuale antimafia partenopea che ha coordinato l'inchiesta, si tratta di un referente di primo piano del boss di Casalesi, Michele Zagaria, con cui vanta un legame di parentela sebbene non stretto. L'attività investigativa ha consentito di accertare il suo ruolo apicale all'interno del clan, con mansioni di capozona dell'area dei comuni di Grazzanise, Santa Maria la Fossa e Capua. I militari dell'arma hanno inoltre sequestrato una bisca clandestina a Grazzanise, una società operante nell'edilizia e un casificio situato a Capua e riconducibile proprio all'imprenditore. Dalle indagini è emerso come Francesco Zagaria abbia più volte incontrato il capoclan Zagaria quando quest'ultimo era latitante. Per conto del boss, ritengono gli inquirenti, l'imprenditore avrebbe gestito tutti gli affari nei comuni di Grazzanise, Santa Maria la Fossa e Capua. In particolare a Capua avrebbe anche effettuato negli anni lavori pubblici su affidamento del comune, soprattutto opere di rifacimento delle strade e di costruzione delle rotonde. Incarichi su cui sta indagando la DDA partenopea. Scontro Salvini-De Magistris qualche giorno dopo. La visita del leader della Lega alla mostra d'Oltremare non è ancora un vecchio ricordo, tutt'altro. I due arrestati durante gli scontri di sabato pomeriggio, Luigi Tarantino e Carmine Esposito, sono stati scarcerati. Lo ha deciso il giudice monocratico Luigi Rescigno, che accogliendo le richieste della procura ha disposto, dopo la convalida dell'arresto come misura cautelare, l'obbligo di presentazione alla polizia 3 giorni alla settimana. Il processo invece è stato fissato per il 17 maggio prossimo. Intanto un corteo di protesta per chiedere libertà per i fermati ha sfilato da Piazza Garibaldi verso il Palazzo di Giustizia. In città però si continua a parlare di quanto accaduto sabato pomeriggio. Circa 200 manifestanti si sono radunati in un corteo pacifico, colorato e ironico. C'era persino un uomo alla guida di una ruspa. Questo fino a quando una frangia violenta si è staccata dal gruppo e ha iniziato a lanciare molotov, petardi, sassi e fumogeni contro le forze dell'ordine che cercavano di impedire alla protesta di arrivare alla mostra d'Oltremare, dove era in corso il comizio del leader del Carroccio. La polizia ha risposto con lacrimogeni, cariche e idranti, i manifestanti si sono dispersi. Oggi si fa la conta dei danni, migliaia di euro tra segnali stradali divelti, cassonetti incendiati e vetri di auto e attività commerciali in frantumi. 6 fermati e 34 contusi, di cui 6 manifestanti, 3 funzionari e 25 tra poliziotti e carabinieri. Questo invece il bilancio dei tafferugli. Intanto il comune di Napoli, a detta del sindaco De Magistris, valuterà di costituirsi parte civile per i danni che ci sono stati durante gli scontri. Napoli è parte lesa, spiega il sindaco. Salvini è un pericolo per la democrazia, fa apologia del razzismo e va politicamente contrastato. Non tarda ad arrivare la reazione di Matteo Salvini, che abbraccia i poliziotti e i carabinieri contusi ancora in ospedale e i tanti cittadini del sud. I delinquenti dei centri sociali, come li definisce Salvini, coccolati da De Magistris, rimangano in carcere almeno questa settimana. De Magistris paghi i danni e possibilmente, dice ancora Salvini, chiude i centri sociali dove sta questa teppaglia. Poco più di 20 giorni avevano minacciato, picchiato e rapinato per 14 volte 2 prostitute e i loro clienti. 2 fratelli di Acerra sono stati arrestati dai carabinieri, 2 rapinatori seriali a cui si è giunti grazie alla denuncia di 2 delle vittime. Dopo l'ennesima rapina, lo scorso dicembre, le 2 ragazze hanno denunciato i loro aggressori fornendo ricostruzioni, dettagli e circostanze utili alle indagini. Si prostituivano in contrada San Nereto, nelle campagne del Napoletano, ed erano state rapinate da 2 persone con lo stesso modus operandi per ben 14 volte. Venivano aggredite mentre erano appartate con i clienti, prese a schiaffi, minacciate con coltelli e bastoni, derubate dei soldi. Poi, prima di fuggire, i malviventi buttavano nei campi le chiavi delle vetture o ne bucavano le gomme e si impossessavano dei telefonini per evitare di essere seguiti o che le vittime potessero avvisare le forze dell'ordine.
Alla fine di gennaio i militari dell'arma hanno arrestato il 35enne Gennaro Annunziata. Subito dopo sono scattate le ricerche di suo fratello Vincenzo, 38 anni. Dopo un mese e mezzo di latitanza in Germania, l'uomo ha deciso di far ritorno a Napoli, pensando che fosse passata la bufera. Partito ieri in autobus in direzione Milano, ha cambiato mezzo, prendendone uno diretto a Caserta. I carabinieri della stazione di Acerra lo hanno individuato e assicurato alla giustizia, appena sceso dall'autobus alla stazione ferroviaria di Caserta. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato nel quartiere Ponticelli un'area di 2.800 metri quadrati e 33 tonnellate di rifiuti pericolosi derivanti da scarti di lavorazione industriale. Nel corso di un'attività di ispezione, le Fiamme Gialle hanno riscontrato che il gestore di un'area industriale, contravvenendo alle autorizzazioni per lo stoccaggio di fusti metallici contenenti residui di rifiuti pericolosi come oli, solventi e distillati di petroli, è stato trovato in possesso di un numero di fusti doppio rispetto a quello autorizzato. Inoltre è stata accertata l'illecita miscelazione di diverse tipologie di rifiuti tossici all'interno di un unico contenitore. Nel corso di un secondo intervento, il gestore di un'altra impresa autorizzato alla rigenerazione dei soli rifiuti non pericolosi è stato trovato a stoccare e recuperare fusti metallici con all'interno residui di sostanze tossiche per un totale di 26 tonnellate, pari a 1.600 fusti. Entrambi i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, aggravata dalla presenza di rifiuti pericolosi. Cinque giorni di spettacoli aperti da un concerto di Franco Battiato in Piazza del Plebiscito il 5 giugno, che apre un cartellone con 80 eventi di teatro, musica, danza, cinema, letteratura fino al 10 luglio. E questa è la nuova edizione del decennale del Napoli Teatro Festival, presieduto da Luigi Grispello, che porta al Teatro di Corte di Palazzo Reale, ma anche nelle altre quattro province della Campania, una lunga serie di prime assolute con i protagonisti della scena internazionale. Alla presentazione della stagione c'era anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha colto l'occasione per punzecchiare il leader della Lega, Matteo Salvini. Questa è la cultura vera e credo che questa sia l'anima di Napoli. Il pulcinellismo è un'altra cosa, riguarda piccoli gruppi. Questa è la cultura che dobbiamo difendere e diffondere, perché con la cultura diffondiamo valori ed elementi di resistenza anche rispetto a fenomeni negativi che dobbiamo sconfiggere. Comunque sarà una stagione davvero splendida, avremo un mese di iniziative a tutto campo, musica, teatro, danza, cinema, pittura, grafica, veramente qualcosa di splendido. Di Mister Sarri continuano la corsa verso la Champions League vincendo 3-0 al San Paolo contro il Crotone. Protagonisti del successo sono Lorenzo Insigne, autore di una doppietta, e Dries Mertens. Raggiunto questo traguardo, i partenopei salgono a 60 punti a 10 lunghezze dalla Juventus. Il capitano Marek Hamsik ai nostri microfoni si è mostrato soddisfatto del risultato raggiunto, anche se adesso bisogna impegnarsi e rimanere concentrati per il prossimo match di campionato contro l'Empoli. Non lo so, mi sto sentendo bene, mi sto divertendo, giocando bene, speriamo andiamo avanti così. Queste due settimane sono state difficili dal punto di vista fisico e anche mentale, ma come ho detto la squadra si è trovata pronta e sono felice pure per ragazzi che giocano un po' meno, però che hanno fatto una grande partita.